alla vela, alle sconfitte, alle vittorie, dalla passione all'amore che per oltre 30 anni ha contraddistinto Cagli e il suo palio. Benvenuti alla 32esima edizione del palio storico gioco dell'Oca della città di Cagli. Con Tele 2000 il successo è garantito, ma quest'anno avremo qualcosa in più, sapremo già chi vince il palio. Non c'è due senza tre, San Francesco si aggiudicherà il terzo palio consecutivo. Io mi dissocio. La 32esima edizione del Palio dell'Oca, una manifestazione che ha superato ormai brillantemente la maturità e dimostra di avere un'attrazione notevole anche di pubblico da parte di tante persone che vengono anche da fuori regione. Per Cagli è una manifestazione molto importante, c'è la possibilità di vedere questa magnifica città che in questi giorni si abbellisce e viene adornata con tante bandiere colorate. E sono giornate festose nelle quali tanti giovani partecipano con grande interesse, ormai tanti giovani sono nati con il palio già presente, quindi una cosa che è entrata proprio, diciamo, nell'animo, nella tradizione di tutti quanti. Beh, 32 edizioni, 31 anni, vedremo i paggi sfidarsi, è sempre un bel vedere, un bel fare, soprattutto amore, sfide, sconfitte, vittorie. Il palio risveglia nei cagliesi le più belle sensazioni e anche a volte le meno belle, ma è tutto all'insegna di una grandissima passione che ci guida da 30 anni a questa parte. Speriamo che lo spettacolo per il pubblico sia più che godibile e sensazionale. Sono soprannominato Chiacchiera perché sono l'uomo di mille parole, ma le mie mille parole sono parole di verità. Io vedo il futuro, prevedo tutto, quindi dopo i due anni consecutivi, terzo anno vinceva San Francesco, l'ho detto, lo ridico e ci ho preso, non sbaglio mai i miei pronostici. Dai, è stata una sorpresa che ci ha regalato il quartiere di San Francesco per la loro vittoria, quindi è stata anche per noi una bellissima sorpresa. Io, guarda, ho già ringraziato il loro capitano. Io penso che una squadra così forte, erano anni che non si vedeva in arena, a parte la fortuna che ci vuole, tanto per vincere il palio, tanto vuoi non vuoi il lanciatore di dadi conta, ma io una squadra così forte erano anni che non lo vedevo, quindi volevo fare i complimenti a loro per le prove che hanno fatto, per gli allenamenti e quant'altro, bravi, sia il maschile che il femminile, veramente, veramente, veramente bravi, complimenti a tutto. No, la festa non finisce qui, continua fino a questa notte, a tarda notte, sperando che, ecco, come ieri vada tutto bene. Quindi buon divertimento a tutti e mi raccomando, sempre usiamo la testa, perché senza testa non c'è divertimento.